Taranto legge, i giovani e la lettura per voltare pagina. Questo è il nome e lo slogan dello spettacolo dedicato al valore della lettura portato in scena domenica mattina all'Auditorium Tarentum. Promotori dell'iniziativa il liceo Aristosseno, la scuola primaria Renato Moro e il teatro Tarentum, da sempre impegnati in percorsi didattici e artistici dedicati alla lettura. Il liceo Aristosseno, che da 10 anni porta avanti Amico Libro in linea col progetto nazionale di promozione della lettura Libriamoci, sostenuto dal MIUR, al quale aderisce anche la scuola Renato Moro. L'Auditorium Tarentum, dal canto suo, propone una stagione artistica dedicata ai grandi della lingua e letteratura italiana per gli adulti ed una serie di laboratori Tarentum in fabula dedicati ai più piccoli per giocare con la creatività, le parole e la lettura. Dalla forza di questi 3 percorsi diversi, uniti però dal medesimo amore per la lettura in tutte le sue forme, nasce Taranto Legge. Molto attesi i volti noti che hanno aderito con entusiasmo al progetto. Il cantautore Diodato è in collegamento in video chat da Roma, il rapper Fido Guido, l'attore Michele Riondino. Quando ho cominciato a leggere il primo libro, ho scoperto che occupare il tempo per dedicarsi a una storia che non fosse visivamente concreta e che quindi andasse letta tra le pagine di un libro, ho scoperto un mondo nuovo. Un libro ti cambia la vita. Ospiti la pediatra Teresa Cazzato, autrice del libro Nati per leggere, il sociologo Antonio Panico, la scrittrice Gaia Favaro, gli alunni della Renato Moro e gli studenti del progetto Amico Libro dell'Aristosseno. Chi apprende prima e chi praticamente adotta anche questo tipo di lettura ad alta voce nei bambini dai 6 mesi ai 3 anni, 6 anni, ha migliore probabilità di non avere problematiche nella lettura, nella scrittura, nella composizione, insomma, da quando sarà grande.